è stato un bellissimo approccio con il mondo dello spettacolo. A parte che Via Veneto era un teatro di posa, e poi ho avuto la possibilità di conoscere questi, e piuttosto che andare nei night che ci stavano all'epoca, andavamo a chiacchierare con questi, facciamo tardi. Mi è piaciuto. E anche se mio padre mi aspettava fino a tarda notte, perché tornavo a tarda notte, però mi lasciava fare, non so perché. Un bel giorno invece, e là è stato il colpo di culo, gli davo la macchina, sempre tornavamo a casa, e Renzo mi dice: senti, fai una cosa, facciamo uno scherzo alla portiera. La portiera, c'era Rossellini, lo saltava, si sprofondava con me, mi usava la scopa, per cui entra con la macchina dentro il portone di casa. Dico: ma che te frega di Franca, la portiera? Vabbè, faccio la manovra, boom, entro dentro, in quel stesso momento esce Roberto Rossellini. Renzo si è buttato per terra proprio sulla cosa, perché c'era il terrore del padre. Io apro la porta, esco fuori e faccio la faccia proprio come il culo, e faccio: signor Rossellini, ha visto che manovra che ho fatto? E lui: Ruggerino, quest'estate ti va di venire a fare un assistente vicino da me? Cioè era destino, era. È destino. Allora io, Renzo mi guarda, allora subito, la sera stessa, dico a mio padre: papà, io non voglio andare all'università, voglio fare cinema. E lui mi disse: tu lo puoi fare. E non ho mai capito, perché non ho mai chiesto poi, se me l'ha detto perché non potevo fare nient'altro o perché ero adatto. Però è figlio unico? Eh? È figlio unico? No, 8 figli, per cui, poi mio padre era prefetto, per cui era uno: dovete studiare, la mattina e la sera. E io ero l'ultimo dei figli maschi, per cui ero la mascotte, ero quello insomma un po' più... Scalmanato perché soffrivo di questi cazzo di 8 figli, perché penso a tavola essere il terzo figlio maschio voleva dire essere servito alla fine, all'ultimo. E c'erano sempre fratelli che venivano quasi tutti e a me mi lasciavano un po' di roba, quindi ero sempre incazzato. No, in ogni modo è stato, e lì è stato il primo approccio. Quindi prima sono stato come un uditore là nel film di Giovanni della Rovere, e poi ufficialmente è La Notte a Roma, dove Rossellini mi ha preso a buon volere da morire. Anche lì ho avuto botte di culo, e mi ha fatto fare una parte, prima di tutto mi ha fatto, odiava Enrico Maria Salerno e ci litigava, allora mi hanno messo sempre il cappotto di Enrico Maria Salerno, io ho fatto sempre la controfigura, c'era la stessa stanza. Poi mi fece fare un pochettino che parla con il cardinale Vaticano, e poi ho avuto un'altra botta di culo, perché e a un certo punto siamo a Piazza San Salvatore del Lauro, poi ci sono 400 comparse, le jeep, le cose, tutte quante. E si ferma tutto perché non c'era un permesso di un palazzo che dovevano entrare questi i tedeschi. Si ferma tutto. Allora io leggo, là c'è un cartello, proprietà del Santo Spirito. Chiamo mio padre era in quel momento era direttore generale della sanità, chiamo mio padre e faccio: papà, come si fa ad andare a avere un permesso per un palazzo delle cose? E lui dice: aspetta un attimo, e richiama col gettone, richiamami dopo. Ho chiamato dopo, lui aveva parlato con il direttore dell'ufficio del Santo Spirito, ho detto: vai là e ritira il foglio e lo porti là. Quindi sono arrivato. Rossellini nel frattempo era incazzato e si era andato al bar. Non potevo... quindi ha risolto un problema, l'ha risolto. Io sono arrivato, 18 anni, 19 anni, ragazzino. Qualcosa, è stato applauso, e da lì Rossellini mi ha portato per 7 film. E ho fatto una corsa, perché dopo Viva l'Italia sono diventato subito aiuto regia. Prima era si è assegnato tutto lui. Cioè, come... Purtroppo no, perché lui era un artista vero, era un,
era un creativo nel momento, quindi, e non aveva, non usava la tecnica, oltretutto in quel momento usava il panzino, che è lo zoom, però lui ce l'aveva un apparecchietto e usava così, quindi vedeva l'attore che entrava, estingeva, allargava l'obiettivo, quindi legava molto. Invece subito dopo aver fatto Vanina Vanini, mi chiamarono, che si era sparsa la voce che ero sveglio, e mi chiamò un vecchio regista, Carlo Ludovico Bragaglia, venne a fare un film Passa Asciutta nel deserto in Libia, e lui mi ha insegnato da là alla Z, macchina qua, macchina là, macchina su, macchina giù, dorato vai, forza così. E quando sono tornato a Rossellini, innanzitutto ho capito il cinema, perché da lui non avevo capito, però sono diventato un diverso, si può dire, perché avevo imparato la tecnica che lui non... Esatto, dalla vecchia scuola, tra l'altro. Che lui non usava, insomma, che lui... Tant'è vero che il mio rapporto con lui finì dopo che avevo lavorato con Freda, con Corbucci, con Margheriti dopo, quando lui, nell'età del ferro, lui mi fece fare mi ha fatto girare come seconda unità una corsa delle bighe vicino a Livorno, nelle parte etrusca. E io tutto felice, ho cominciato a mettere, venivo da Freda, quindi macchina sulla ruota delle bighe, macchina sui cavalli, macchina sull'uomo, macchina in buca con la biga che ti passava sopra, lo monto, faccio contare, arrivo là alla visione con Roberto dice: Ruggerino, non hai capito nulla. Questo è un film didattico, tu dovevi mettere la macchina al centro e fare girare le bighe, io devo raccontare. E lì mi sono sentito, però ho capito che era finito il mio rapporto con Roberto, e sarei infatti partito con Margherita a fare un film in Algeria. E lì poi... Il primo film che hai diretto con Corbucci o con Margheriti, che l'avete girato in due? Con Margheriti, pensa, è una cosa fantastica, sai, che ha fatto Ursus e il terrore dei Ghirghisi, è sempre stato accreditato a Margheriti, sempre. Quest'anno la SIAE mi manda 5.900 euro di diritti sul terrore dei Ghirghisi, che ha girato come un pazzo, perché immagino che se mi hanno mandato a me 5.900 euro... Quello che è andato a lui? No, a Edoardo. Sì. Edoardo. Anzi, quando lo vedo lo devo chiedere. E allora che è successo? Vedi questo, parlare... Cioè, più voi avete creato questa cosa, perché tutti quanti mi hanno detto, sapevano del fatto, ma io sono stato pagato come aiuto regista all'epoca, non mi hanno manco pagato quando ho montato. Quindi si vede che il parlare è vostro, che dice sempre, ah, tu hai finito il film, magari, tu hai finito il film, magari, tu hai finito, è arrivata la SIAE, o che ne so, o Antonio mi ha fatto un regalo prima di morire, non lo so come è successo. E poi come ha girato sto film, perché per dare 6.000 euro quasi a me e a Edoardo, il film deve aver girato quel pazzo, sicuramente. E quella è stata, e quella è praticamente, sì, è il primo, cioè avevo 24-25 anni. Ma hai proprio girato dell'intervento? Ho girato, lui dopo due settimane ha detto continua te, e io ho fatto 4 settimane. E poi ha fatto 60 film con aiuto regista, e poi devo dire che i miei maestri sono stati Roberto Rossellini, perché adesso io mi riconosco in Rossellini. Cani Molocao, se vai a vedere Roma Città Aperta, insomma, c'è la verità, c'è Germano Anno Zero, e quello è rosselliniano. Poi Corbucci mi ha dato la violenza, mi ha dato la grinta, il montaggio, queste cose qui. E Mauro Bolognini mi ha dato l'eleganza, perché grazie a Mauro io ho imparato a apprezzare la luce,
e quella pubblicità è importantissima, la luce, la fotografia, questo stile qua, e lui stava sempre in macchina con i tele, quello me l'ha insegnato lui. E poi mi ha insegnato una grande cosa, difatti quando fai, quando devi muovere le comparse, prendo un quadro, infatti io facevo Mademoiselle de Maupin con lui, prendevo il quadro di Hogarth o di o del francese, adesso non mi viene, e ricomponevo il quadro con, rifacendomi alla cosa. E la direzione degli autori, degli attori, dove come l'hai imparata? Quando un regista comincia a imporsi, no? Allora, Rossellini certamente no, perché lui proprio curava più una comparsa che Hai una strana presenza vicino a te. Hai una strana presenza vicino a te. E Colucci meno che meno. Mauro Bolognini, forse Mauro Bolognini, Castellani, questi erano grintosi per gli attori. Per il periodo iniziale qual è il film che ricordi con maggior affetto? Maggiore affetto dei film iniziali? Sì, i primissimi. Donne e botte per sedere è stato uno dove mi sono sperimentato. Infatti mi ricordo che Amati faceva vederlo a Risi, che faceva dopo, ha fatto un film con Tognazzi. Dice, guarda questo giovane come manovra la macchina, ho cominciato con i grandangoli, ricordo, ho fatto perché durante le canzoni fai pure i videoclip, quindi avevo fatto, e lì ho sperimentato molto, e poi mi sono mosso bene con gli attori comici e tutto quanto. Poi forse il primo che ho apprezzato dei miei è stato Uomini di Sinistra e Poi Sorti sul Mondo. Prima di allora avevo fatto un film, Ondata di Piacere, che è un titolo sbagliato del film, perché adesso rivedendo non è malvagio. Che è quel film che mi raccontavi oggi pomeriggio del fatto che quell'attore francese che poi... No, quello è Uomini di Sinistra e Poi Sorti sul Mondo. Si muore, sì, infatti. Quello sì, con Marc Porel e Ray Lovell. Poi c'era Adolfo Celi, lì anzi mi è successa una cosa molto carina, perché stavo girando all'arco di Genova di fronte, vicino al teatro di Marcello, e c'era il residence, un residence sopra, dove stava in quel periodo Ingrid Bergman. Allora io mentre giravo, c'avevo davanti, mi ricordo, Renato Salvatori, Marco Rell, Rolfo Celi, sento tutto, pronto, motore, azione! Sento due mani che mi coprono gli occhi. Chi è? Fermi, stop! Mi volto, era Ingrid. Insomma, è stata una bellissima esperienza quel film, e mi ha dato la possibilità, perché un produttore, quando ha visto gli incassi del botteghino di Uomini di Sinistra e Poi Sorti sul Mondo, confronto al film che aveva fatto Lenzi, ha detto, ma ha scelto me per fare L'ultimo mondo cammino, e lì è nata la mia fortuna. E quindi me lo sono fatto veramente con una fatica enorme, perché è un film faticosissimo. E quindi poi è nato tutto. Dopo quel film. Adesso sulla trilogia cannibalica, ovviamente, è già stato detto e scritto tutto. Di tutto, quindi infatti dopo, più di tanto non ci soffermo, anche perché ormai... No, dopo Ultimo Mondo Cannibale, anzi, siccome anche lì ha avuto delle noie un po', allora i giapponesi mi chiedevano un film a scatola chiusa, e ho fatto L'Ultimo Sapore dell'Aria, un film di un ragazzino che nuotava e che poi si ammala, con la musica di Feeling. È un film che ha avuto successissimo in Giappone, si vendevano un biglietto con un piccolo fazzolettino per asciugare lacrime. Quindi insomma, poi ho cominciato a cambiare, poi facevo già pubblicità, avevo fatto delle cose molto fortunate
costa ecco, televisiva. Solamente a livello di idea, di sceneggiatura, l'idea di fare un film sopra appunto le tribù dei cannibali, come è nato il progetto? È nata che questo produttore, che era Giorgio Carlo Rossi, che abitava, che aveva un ufficio a Singapore, quindi vendeva come pazzo in Estremo Oriente. Allora dice, io guarda, c'ho l'ufficio a Singapore, possiamo fare un film in Malesia, anzi mi ricordo che guarda, poi hanno fatto anche Sandokan là, però mi informo che Sandokan l'avevano girato poi nel parco di Kuala Lumpur. Sì. Io ma in modo, e allora niente, mi sono, parliamo dei cannibali, mi sono rifatto, diciamo, cominciato a leggere tutto il cannibalismo, tutto quanto, ho trovato queste fotografie straordinarie su National Geographic. E l'idea che poi dopo è stata copiata da tutti quanti, speriamo di questo tempo, del found footage, cioè della cassetta, è stata tua? Quella è dopo, sì, quella è uscita dopo. Oh, dopo Cannibal, cioè a me dopo Ultimo Mondo Cannibale mi chiedevano tutti quanti e fare un altro cannibale. E io non lo volevo fare, fino a che collaboravo molto con Clerici, che era un sceneggiatore, lui mi adorava proprio. E mi ha detto, ma facciamo questo cavolo di film. Allora è venuto l'episodio del fatto che in quel periodo c'è il terrorismo, in televisione si vedeva tutta cosa sanguinolenta, a me mi sequestravano i film, Uomini ci nasce è stato ai 18 anni, L'ultimo mondo cannibale ai 18 anni. E allora c'è mio figlio che si lamentava sempre perché vedeva questi Rai 1, sì, uccisione, mi faceva spegnere il giornale, allora guarda questi qua, se i giornalisti possono fare quello che vogliono, fanno vedere cose sanguinolente, a noi se facciamo un film, vietato a 18 anni, poi ci nessuno, allora mi è venuto in mente di fare la storia di questi 4 giornalisti giovani che andavano a fare delle scoop, dove non li trovavano li creavano, e poi abbiamo detto ma cerchiamo di farlo realistico. Allora andando a fare il cast in America, facciamo il contratto a questi, diciamo che sono morti, per un anno non possono fare nient'altro, sono morti. E questa è stata, pensa, all'epoca dove non c'era internet, tutto un cazzo, questa cosa ha funzionato, però ha funzionato più dopo 20 anni. Sì, come sempre accade. Quando hanno fatto Blair Witch Project. Esatto. Perché prima il film è andato come spada, però in Italia si è addormentato, proprio nessuno mi richiamava per il cane volocato, dopo niente, ero diventato quello che aveva fatto i spot pubblicitari, che avevo fatto dei film, insomma, che sono andati bene, il Concorde, però nessuno per il cane volocato, per Ultimo Mondo Cannibale, nessuno per il cane volocato. E per tutto invece The Blair Witch Project ha svegliato, perché tutti i media andavano ai teatri, ai cinema, dicevano ma perché voi siete così interessati a questo film, che poi in fondo cioè, tutti nel mondo dicevano ma questo l'ha fatto 20 anni fa Ruggero Deodato. Da lì sono stato preso d'assalto da tutti, siamo venuti i giapponesi, tutti a farmi servizio, tutti, e ho cominciato a girare il mondo per fare autografi, si parla di me, delle cose, questo è l'iter, è stato questo. Poi sono venuti fuori tutti i film che ho fatto, mano a mano, io giro, prima era Ultimo Cannibal Holocaust, poi è diventato anche Ultimo Mondo Cannibale, poi è arrivata la casa sperduta nel parco, che è diventato un cult, sì, come quello. Poi ci hanno occupato di Barbarians, perché è un film che è andato bene e che è diverso, poi, tutto qua. Campi nel terrore, campi nel terrore non no, t'han trovato, però ha preso la cassetta d'oro in Inghilterra, pensate,
Camping no, anzi lo definiscono sempre il mio più brutto film. Rivedendolo l'avevo fatto come un compitino fatto bene, perché non si è fatto male. Fatto in Abruzzo, sembrava di essere in Canada. Un po' venerdì 13, ecco, oh, però. Sì. Anzi là mi condanna Sacchetti, scrive, ah, perché Deodato cambia tutto nei miei film. E io cambio quando vedo che non funzionano le cose, non è che cambio per diretto. Poi dopo mano a mano poi mi sono buttato molto in televisione, volevo alternare sempre tutto, sempre voluto alternare, poi si sono ricordati che avevo fatto i primi telefilm in Italia, che sono quelli del Triangolo Rosso. The Barbarians, che poi dopo i due fratelli Paul sono quindi, spariti, no? Ma quella è stata una cosa particolare, perché Globus, i due della Canon, Golan e Globus, mi hanno detto, ma tu devi farci un Conan forte, più forte del Conan. Cannibal Holocaust. E mi hanno mandato un mese prima di cominciare questi due gemelli con me, perché io me li dovevo studiare e io me li portavo sempre a questo, a mangiare, a dormire, dappertutto, e questi erano dei pazzi. Andavo in macchina con Sautista, gli aveva dato una limousine, e questi, come vedono la polizia, se scoprivano il culo se lo facevano vedere, e veniamo inseguiti fino alla De Paoli o se no al ristorante, facevamo delle cose incredibili. Lui mangiava, David mangiava, Paul mangiava dall'altra parte, e David mangiava una bistecca Paul mangiava una bistecca e David dall'altra parte qua, e lui faceva buona, e lui dammela, prendeva e gli dava gli spaghetti, l'altro mangiava gli spaghetti e col sorriso si mangiava bene, e lui no, dammi gli spaghetti, cioè una cosa così che poi l'ho messo tutta dentro il film. Ho fatto il film su loro comici. Che è successo? Che quando è finito il film, per me mi diverti la moglie, nello stesso tempo Castellari faceva Sinbad, che era, il mio era un bel budget di 4 miliardi, il suo era di 7 miliardi, e mi chiama Thompson, che era il producer, che stanno venendo Globus e Golan ed Evellini a vedere il film tuo. Sono incazzati neri perché Sinbad dice che devono rimontare tutto. E poi l'ha rimontato Luigi, mi sembra, no? Sinbad. Sinbad l'ha rimontato Luigi. Prima non è uscito mai. E sono incazzati neri. Tu adesso gli hai fatto un film comico, invece fa un film forte, che cazzo ci diranno? E dico, però era ben confezionato, c'era la musica di Donaggio, tutto. Invece hanno visto il film, hanno fatto big, leggero. È andata benissimo, contentissimi, hanno fatto credo 5.000 copie per l'America. Però dopo sono fallito, avevo la possibilità di fare Spider-Man con loro, invece fallirono. E poi loro due sono spariti, no? Non Gola Globus, i due gemelli. I due gemelli. Prima mi ha chiamato una volta Luci Sacra, che voleva fare assolutamente il seguito con loro. Però che ci sta, il problema è che i due erano assicurati a pezzi. C'erano un arto, la gamba, cosa. E l'ultimo pezzo si è rotto con me, David, il femore. E quindi erano inassicurabili più, non si potevano più assicurare, quindi non si poteva più fare un film con loro. E so che dopo hanno cominciato a fare videoclip, cose, storie, e poi sono sbagliato, ma chi mi dice che uno è morto, chi mi dice, però non ho più sentito parlare loro. E la musica è un elemento molto importante in tutti. Ah, la musica per me sì, è un elemento importantissimo. E era già cominciata come si nasce poi sotto si muore, perché non so se l'hai visto. Devo averlo visto ma parecchio tempo fa. Si guarda un film almeno 8-9 anni fa. Sì, ma è forte. Io per addolcirlo, ogni volta che loro ammazzavano i due poliziotti spietati, ammazzavano qualcuno, poi gli facevano montare la motocicletta e andavano via con una ballata cantata da Ray Lovelock, e io facevo le parole della canzone.
quindi addolciva tutto e poi è diventato un film americano, poi c'ha un sapore molto americano, anche se è ambientato a Roma, infatti è un bel film, per me è molto un bel film. E quindi già lì l'aveva morbidito. Nel Ultimo Mondo Cannibale mi era piaciuta molto la musica del Nido del Cucco. Quindi ho detto, allora, facciamo una colonna tipo questa. E anche lì è venuta la musica dolce, che funzionava col cannibalismo, mentre mangiavano, cose così. In Cannibal Holocaust, quando ho scritto il film, è forte, guarda, tutti quanti spaventati, palaggi, guarda. Allora io ho detto, ma facciamolo vedere a Rizzo Ottolani, perché io ero innamorato delle musiche di Mondocane, di Addio Zio Tom, questa musica è straordinaria. Ho detto, se mi accetterà. E Palaggi diceva, vada, sì, ci provo perché vedi. Allora venne in Moviola di Sottolane, bello, scagliato, io tutto spaventato da questo qua. Invece alla fine dice, Leonardo, tu sei un genio, come faccio a non farti questo film? Ho fatto quella bella musica. E ha funzionato perché proprio ha intuito quello che volevo, perché nelle cose più forti c'è il dolce, la e come in fondo il mondo cane. Come Mondocane, quindi mi sono ispirato a Jacopetti e la musica di lui mi ha fatto questo. È stato vincente perché che odiavo tutti i film di azione dove c'è l'azione e poi c'è una musica, cioè che uno non ascolta o la musica o l'altra cosa, quindi è stato vincente e l'ho applicata sempre. La musica per me è di un'importanza che penso. Pensa su un film che avevo fatto del dolce del ragazzino che notava, no? Che andava ai giapponesi, io avevo messo, montandolo, avevo montato con feeling, ta-da-da-da-da. Quando i giapponesi hanno visto il film, tutti felici, dice poi la musica, no, la musica va via perché questa costa un sacco di soldi, l'ho messa solo come colonna adesso per farvi capire, l'hanno comprata 100 milioni all'epoca, è andato, infatti adesso lo chiamano last feeling. Ma la musica no, è importantissima, quando facevo i ragazzi del muretto ci mettevo tutte le canzoni più belle, perché all'epoca potevo mettere, mettevo Ramazzotti. Sì, il diritto una volta. E quindi per me è importantissimo, lo uso negli spot, Gianni l'ottimismo proprio, ha preso la musica di Scott a Roma, lì si chiama, non mi ricordo che film, Ridley Scott, che è, come si chiama? Sull'antica Roma. Il gladiatore? Il gladiatore. Hanno anche lì è costato 150 milioni. E quindi 150 mila euro. Quindi niente, la musica per me è importantissima. C'è un film o più di un film che non rifaresti? Se potessi tornare indietro. Uno che ho fatto in Marocco proprio per fame, proprio perché che ci sta alimentari. Con Miles O'Keefe, che a Sonitis, il produttore mi ha detto, senza copione, senza niente, ho fatto un film, ha dato un attore che aveva girato L'Arca Perduta, e Miles O'Keefe che era il Tarzan, bello, bellissimo, ho messo un'attrice così, trovata lì, senza copione, quindi mi sono inventato tutto. E poi lui ha detto, tanto va sul DVD, vado a Los Angeles a 24 foglie, e è stato l'unico film che dall'America mi hanno mandato i soldi. Che film è?
mica il predatore della, del coso. No, quello è fatto alle Filippine, questo è Marocco. Vado a scuola la fortuna, lo trovo. Film proprio. Però va in giro, maledetto. E poi non so. No, perché poi anche camping, rivedendo, mi piace l'ambientazione che ho dato, sembra un film americano. Pensa, ultimo Mondo Cannibale, i critici italiani dicevano che l'avevo fatto solo in Abruzzo, che proprio si vede. Invece Camping del Terrore, che l'ho fatto in Abruzzo, dicevano che l'avevo fatto in Canada, pensa te. Quindi, però è un film che non... Poi ho fatto altri film che certamente sono minori, tipo il Washing Machine, però rivedendo mi piace, l'ho fatto a Budapest in questa ambientazione stupenda, la trovo funzionale. Ho fatto un film in Venezuela che era nato da un fatto che io ho scritto un film dopo Cannibal, quando Cannibal però si vendeva, volevo un film forte, io sono andato in Colombia e volevo fare i Gamines, ragazzini che rubano per stare, il film è fortissimo, non sono riuscito a montarlo. Allora, siccome la storia mi è rimasta, a me, allora, quando il produttore che francese che aveva comprato Cannibal Holocaust mi ha prodotto due o tre film, allora c'è tutto, facciamo un film morbido per ragazzini, e feci Mamma ci penso io. I ragazzini invece di farli violenti hanno fatto, sì, erano violenti in Venezuela, però è che, anzi, derubano un ragazzino americano che era scappato perché avevano arrestato la madre, tutto quanto là, vagava per la città, loro avevano, però dopo l'adottano e fanno scoprire chi è che ha fatto arrestare sta madre perché avevano presa con cocaina. È un bel film, ho vinto. Sono arrivato seconda a Berlino, la selezione ragazzi, e poi l'ho mandato al festival che fanno vicino al suo letto dei ragazzi. Anche. Prima giovani? Prima giovane, che è famoso, è diventato Giffoni. Forse è stato l'ultimo film. E poi il passaggio in televisione è stato perché non si facevano più film, o è stata una tua scelta? No, è stata la mia scelta perché avevo fatto Oceano, una serie prima ho sostituito Tonino Valeri perché non erano soddisfatti del lavoro che avevo dei telefilm con Massimo Ranieri, il ricatto. E lì andò benissimo, e allora, e poi mi è piaciuto perché si guadagna molto bene. Allora, dopo aver fatto, faccio Oceano per le Cristalli, c'è uno cast fenomenale, Irene Papas, Michael, non ricordo. Sì, bellissimo, hai visto qualcosa? Bellissimo. No, visto, sì. Pensavo di vincere, chissà, lì avevo pensato di arrivare, finalmente arrivare, ci stavano i Battiato, ci stavano gli altri registi, questi li sdraio tutti. Invece muore il Cristalli, il film è venduto da Berlusconi, probabilmente l'ha comprato per metterlo in bacheca perché doveva servire per, non so, per la banca, per fare delle cose inedite, non lo so, e è uscito solo nel mondo, non è uscito né in Spagna né in Italia. C'è un cast, hai visto che cazzo, Borgnai, tutto, no? E però ci presi gusto e poi ci rimasi male. Allora quando a un certo punto un produttore ha detto, perché non vieni a fare i ragazzi del muretto? Ho detto, vabbè, lo faccio, sì. Però in Rai hanno detto, ma no, i ragazzi del muretto, questo ha fatto cane con la causa. Allora, facci vedere qualcosa. Allora, feci vedere Oceano. E l'uomo della Rai mi ha detto, ma scusa, dopo Oceano tu vuoi fare i ragazzi del muretto?
Sì, è stato un'esplosione, è andato benissimo, è stato, perché l'ho fatto caramelloso, come facevo le pubblicità, facevo Algida, facevo Carrera Jeans a San Francisco, facevo delle cose molto belle, facevo i Piaggio, tutti i Piaggio, la Vespa, le cose. È stata una fortuna pure quella, però poi nella la seconda serie non l'ho voluta fare, la terza serie, perché mi levavano gli attori, sai, cioè, cambiavano, volevo mettere quelli raccomandati, se no a fare con Bud Spencer, noi siamo anche in Costa Rica, poi io avventuriero, dove si va in Costa Rica? Via, certo. Forza. Dopo quello ho fatto via, sono andato in Africa un anno a fare... pensando all'Africa con Caro Alt, anche lì tutti attori sudafricani, e ho preso questa piega, poi dovevo fare, dopo l'Africa dovevo fare il grande successo che c'è stato, oddio, non mi ricordo, del 700, prima del 700, una serie del 700 che aveva un successo enorme, e un mese prima di cominciare il produttore mi dice: guarda, voglio una, è raccomandatissima, una regista, tu non faccio, ma come, ho fatto il trailer, ci sta la brochure con il nome mio, tutto quanto, Lisa di Mombrosa. Ho fatto tutto io, tu me lo togli. E siccome questo avevo fatto quella cosa in Africa, poi insomma ho cercato di mandare un avvocato perché... E ho perso lì, ho perso veramente un'altra occasione. L'inventiva, che ne so, farò, non lo so che farò, speriamo di farlo all'altezza, non riuscirò a farlo all'altezza di Cannibal Holocaust, non riuscirò a farlo all'altezza di... Sono anche altri tempi. Penna in diretta. Farò un film molto realistico, forte, ma con... Violento anche? Violento, violentissimo. Però violento fino a un certo punto, però non è... perché c'è solo un finale abbastanza violento, il resto è di te, questi tre pieni di cocaina che si muovono in questo appartamento, cioè, la sceneggiatura è piaciuta a tutti. Mi devo reinventare Deodato, e questo lo spero che sia anche un altro mio esercizio, anche perché te fermo non ci no. Spero che per me sia un nuovo esercizio per fare una cosa nuova, perché sai, questi telefonini, queste cose, questi che fanno, che mi imitano tutto quanto, anche qui ci ho messo qualcosa di telefonino perché mi serviva, perché uscire dalla casa per andare a vedere questa Meredith che aveva filmato, che cosa, quindi insomma io non lo so come, che farò. Ma la sceneggiatura te l'han commissionata? No, l'ho proposta io. Italiana o americana? No, italiana. C'è il tributo del ministero, abbiamo avuto 350.000 euro, che non so pochi, però sì. Però sono abbastanza terrorizzato. Pensa, non, a qua neanche il cazzo ho fatto, perché... Vabbè, insomma... Là, mi sperimenterò, perché è tanto tempo che non faccio cinema, faccio di tutto, ho fatto le cose adesso proprio di finanza, ho fatto un film per loro, per... molto bello, il vero e il falso, ho fatto tante cose, tanto, ho fatto un filmetto per lo stesso produttore di Stivaletti, molto diverso da quello che ha fatto lui, è una storia, io ho fatto una storia, a me mi affascina i bambini, la cattiveria dei bambini di quando sei ragazzina. Allora mi hanno mandato una storiella su due bambini che si sono affascinati da un cane sventrato sotto le macchine, non ci penso neanche, poi gli animali, la fa animale. Allora, siccome stavo in campagna a Spoleto, e a Spoleto c'è il ponte delle torri dove tutti si suicidano,
lo stesso, lo conosci il ponte? No. Bellissimo, sotto la rocca di Lucrezia Borgia. Allora, fammi fare una storia, ho scritto, ho messo mezz'ora e ho mandato all'americano. E la storia di due ragazzini, all'inizio sembra che corrono, si divertono, fanno cose e tutto. Poi invece si affacciano su quel ponte, da fuori si vede questo ponte che è un acquedotto romano, una cosa bella da terra. E guarda Saspense, che stanno a guardare, che cosa guardano? Poi ricorrono e io vado sul ponte e vedo una donna che sta lì come una neurotica, che comincia con le unghie a rovinarsi il braccio, tutto, e qui si sta tutto il giorno, fino ad arrivare alla notte con l'atmosfera di questo ponte, la visione della rocca di Lucrezia Borgia, ponte, e la donna che sta ancora là, che si muove finalmente e va verso il punto dove si dovrebbe buttare la notte. E vede, ci sta sempre questo ponte che incombe, lei sta per buttarsi, poi sente dei rumori, si volta, prima di buttarsi butta un cappello che c'aveva, una sciarpa, la butta per terra, poi si volta perché sente dei rumori, si volta e ci sono questi due bambini, dei ragazzini, che la guardano, questa una col cappello in mano e l'altra con la sciarpa, e lei li guarda e loro gli fanno un sorriso. E a un certo punto si distende, fa anche lei un sorriso e prende, fa un respiro, poi vede loro invece si induriscono nuovamente e partono verso di là e ferma il fotogramma e lascia aperta la cosa, la buttano. Molto carino, 3 minuti deliziosi, con un'atmosfera fantastica. Adesso gli altri ho saputo che hanno fatto tutti gli sgozzamenti, i macelli, tutte cose, però è piaciuto questo film là. Adesso io andrò a Austin, dove presenteranno questo film. Sarà la prima mondiale, sarà? Sì. E boh, però io sono così. Devi essere te stesso, mi devi essere, cioè. Ho detto io davvero ero emozionata, non vedo. Che vuole più? Quando venne lei la prima volta? Grazie.